Prima Ronaldo torna alla Juve, Momblano. Poi Ronaldo alla Roma è fatta, la Rai su tutte. Poi qualche voce così e così sul Chelsea, quella e adesso il Napoli. Sport Mediaset sgancia questa bomba clamorosa. Ronaldo potrebbe andare da Spalletti qualora Osimhen andasse al Bayern. Certo, è una voce che è secondo me impossibile al 99%. C'è quell'1% di speranze, molto basso, speranze molto limitate, ma qualche barlume c'è. Vi ripeto, secondo me è quasi impossibile. Proprio se vi devo dire l'1%, però occhio perché comunque nel mercato tante cose sembravano impossibili e alla fine poi clamorosamente si verificano. Dybala alla Roma fino a 3 mesi fa. Chi ci credeva? Nessuno, eppure eccoci qui. Quindi comunque, secondo me, bisogna parlarne, certo, come se fosse quasi una fantasia, quasi una suggestione, però parliamone prima di farlo. Iscrizione, like, commento e scaricate anche OneFootball, la migliore app calcistica per essere sempre aggiornati su ogni cosa che accade nel mondo del calcio, che sia esso sul Napoli, sulla Roma, sulle altre squadre italiane ed estere. È completa e totalmente gratuita. Link in bio. Detto questo, Ronaldo al Napoli. Allora, la prerogativa sarebbe la partenza di Osimhen, che comunque interessa moltissimo al Bayern. Il Bayern al momento ha dato via Lewandowski, ma non ha ancora una prima punta come rimpiazzo. Sta giocando Mané, che lo può fare e l'ha fatto a Liverpool gli ultimi mesi, da quando Diaz è arrivato a Liverpool, appunto. Ma certamente, se dai via Lewandowski, che è la seconda punta più forte al mondo, io mi aspetto quantomeno che tu vada a prendere una prima punta di ruolo, che non può essere Lewandowski, ma comunque un attaccante, un centravanti vero. Osimhen risponde a queste caratteristiche e secondo me in Germania Osimhen farebbe le buche, farebbe il panico. Comunque Osimhen con un supporto come quello che al Bayern esploderebbe subito al 100%. Avere anche soltanto Müller dietro che ti lancia, che ti apre gli spazi, per uno come Osimhen che si inserisce è proprio il top. Quindi io fossi Osimhen ci andrei subito al Bayern Monaco e lascerei subito il Napoli. Io in Osimhen, vi ripeto, ma l'avete capito, ci credo molto. Il Napoli però quest'anno, a differenza di quanto ha fatto negli ultimi anni, diciamo da Benitez in poi, ha smontato la squadra. Il Napoli ha sempre avuto bene o male un'ossatura standard della squadra. L'ossatura, i senatori comunque, almeno alcuni, rimanevano sempre. Quest'anno gli ultimi grandi senatori erano Koulibaly, Insigne e Mertens, accomunati tutti dallo stesso identico destino. Poi Mertens ha avuto anche qualche problemino, ora si racconta comunque con De Laurentiis, ma bene o male l'ossatura e comunque è sparita. L'ultima grande certezza è Osimhen. Dare via anche Osimhen vorrebbe dire proprio ammazzare, uccidere totalmente, secondo me, il Napoli. E poi Ronaldo. Ronaldo, allora, secondo me, paradossalmente, per assurdo, Ronaldo alla Roma era un colpo che ci poteva stare. Era comunque quel top player in una squadra buona, ma fondamentalmente normale. Ma era un top player, era quasi un'aggiunta. Si diceva che comunque Zaniolo sarebbe partito a prescindere da Ronaldo, quindi avere Ronaldo è tanta roba. Il Napoli invece, se dovesse sacrificare Osimhen per prendere CR7, io non la vedo come un colpo veramente top, un colpo geniale. Anzi, Osimhen è giovane, ha 23 anni, Ronaldo ne ha 14 di più, mica pochi, ma soprattutto con Osimhen puoi costruire un progetto serio anche per il futuro. Ronaldo, un anno, 2 anni e basta, è finito, quantomeno in Europa, quantomeno ad alti livelli. Quindi io poi, certo, vi ripeto, se mi arriva un'offerta da 120 milioni, come si dice, accetto anche 190, ci penso un po' di più. Ma se mi arriva comunque, se non mi arriva questa grande offerta, io non vedo affatto la necessità di vendere Osimhen. Tutt'altro, Osimhen per me andrebbe blindato. È l'ultima grande certezza di questo Napoli. Ronaldo sarebbe tanta roba. Ronaldo può essere anche che ti fa il botto e vinci lo scudetto, non lo escludo. Anzi, al Napoli potrebbe essere probabile, ma le incognite sono tante. Metti a parte che economicamente è quasi insostenibile come colpo, l'ingaggio, le commissioni, i diritti d'immagine, il cartellino che comunque non è che sia trascurabile perché non credo che lo United lo regali, 20 milioni, 25 milioni per uno che ha 38 anni quasi e che quindi sarebbe una certa minusvalenza, mica sono pochi.
Economicamente è complicatissimo, non è un colpo nelle corde di De Laurentiis, che punta sempre su giocatori che possono crescere e possono essere rivenduti. Difficilmente punta su uno già pronto, affermato, che poi non rivende. Higuain sì, ma Higuain è stato un po' quasi un colpo, un'eccezione, e comunque pure con Higuain una grande plusvalenza l'ha fatta, però Higuain diciamo era uno già fermato. Per il resto, o diciamo giocatori forti ma in fase calante come Albiol, pure se Albiol a Napoli ha fatto benissimo, oppure giovani da far crescere, l'esempio lampante è Koulibaly, ma anche Mertens, comunque un sacco di giovani il Napoli ha lanciato negli ultimi anni. Ronaldo adesso, secondo me, paradossalmente, per assurdo, il Napoli prendendo Ronaldo e dando via Osimhen non farebbe uno scambio diciamo vantaggioso. Poi certo, se incassi 100 milioni e mi dici ne spendi 30 per un centrocampista forte, ne spendi 40 per un difensore forte che possa affiancare Kim o che comunque possa essere più forte di Kim al posto di Koulibaly, in quel caso le cose cambiano. Ma se mi dite Osimhen out, Ronaldo in, io questa volta propendo più per una sconfitta, più per un Napoli, più per il Napoli non ci guadagna, almeno secondo me è così. Poi certo, vi ripeto, si parla quasi di una fantasia, di un sogno estivo, è praticamente impossibile, non è che sia un'operazione che vi dico succede, perché non succede, ma se succede secondo me è il caso anche di parlarne, perché succede di tutto in questo mercato. Vi ripeto, Dybala è l'esempio lampante, chi si aspettava Dybala alla Roma? Nessuno. Eppure ecco Dybala che fa così con la 21 giallorosa sulla schiena. Secondo me, vi ripeto, il Napoli deve blindare Osimhen. Di fronte ad un'offerta così, va bene, si accetta, gioco forza e si accetta. Ma Osimhen, se si vuole fare qualcosa in futuro, se si vuole andare in Champions, lo scudetto ormai è quasi fuori portata, ma se si vuole andare in Champions, Osimhen va trattenuto. Punto e basta, almeno secondo me, ADL. Prendi nota, no? A parte tutto però vi invito a lasciare un sacco di like qui sotto, a scaricare OneFootball, a commentare scrivendo anche il vostro parere, se per voi Ronaldo è fattibile, non è fattibile, chi ci guadagnerebbe da un'eventuale uscita di Osimhen, entrata di Cristiano, e iscrivetevi al canale che è veramente fondamentale. Ci vediamo presto, ciao e sempre forza Roma, dai!